La cosa bella è che quando si parla di cibo non si parla solo di nutrimento e di piacere, ma si parla di storia, di cultura, di rituali, di famiglia, di inclusione, di convivio, e tutto questo è rappresentato da questo territorio, questo contesto. E troppo poco si parla di dieta mediterranea, che proprio secondo questi principi è stata determinata come uno dei patrimoni dell'umanità, ma prima di tutto un patrimonio italiano, perché è qui a casa nostra, è nata a due passi da qui. E quando parliamo di dieta mediterranea non parliamo solamente di quella che noi sperimentiamo quotidianamente attorno alle nostre tavole, e mi viene da dire troppo poco, perché bisognerebbe praticarla di più, ma parliamo di uno stile di vita e parliamo di una filosofia di vita che ha 2500 anni di storia. Oggi è facile parlare di dieta mediterranea all'interno del framework degli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030, ma noi italiani abbiamo qualche lente in più per leggere la dieta mediterranea anche nel framework storico culturale di questo territorio, e quindi penso che sia responsabilità e dovrebbe diventare una missione di tutti quella di condividerla, raccontarla, aiutare le nuove generazioni a connettere i puntini fra le conoscenze che noi gli condividiamo in scuola e fargli capire che quando parlano di archeologia, di storia e magari studiano la scuola medica salernitana, tutto questo li connette a quello che è lo stile di vita, patrimonio di questo territorio più che qualsiasi altra area nel mondo. Dieta mediterranea.